pirata, Nicolò? C'è qualcosa che non va nel nostro covo dei pirati! Alieni? Ti abbiamo lasciato un ricordino! Gli alieni ci hanno slimato tutta la porta! Sei sicuro di entrare? C'è un alieno? È tutto uno slime! Ma quanto brutto è, Nicolò? Ah, bruttissimo! È super brutto! È la nuova serie Treasure X Aliens, la serie 3 dei Treasure X. Ma tu avrai il coraggio di dissezionare un alieno? Sì! Dovremmo cercare nella sua pancia, credo, usando questo attrezzo. Cipollare. Cipollata dell'alieno! Qui ci sono i 12 livelli di sorpresa che possiamo trovare e qui hai liberato l'attrezzo! Da questa parte abbiamo una lama seghettata e da questa parte una pinza per raccogliere le cose dalla pancia dell'alieno. Ma prima di iniziare l'avventura facciamo il giro di alieno! Per prima cosa si taglia la linea di pericolo. Si usa l'attrezzo dalla parte seghettata, bravissimo. E tagliamo. Qua dentro dovrebbe uscire la mappa. Si tagliuzza bene questa astronave? Ci siamo quasi. Ecco, ecco la mappa. La mappa? Ci dirà che tesori andiamo a cercare in giro per lo spazio. Obiettivo della missione è recuperare il cacciatore di tesori che è stato inghiottito nella pancia dell'alieno. Solo se avremo il coraggio di farlo potremo trovare i fantastici tesori della galassia. Io ho il coraggio. E se sei fortunato, Nicolò, potresti trovare una vera e propria gemma. L'hanno trovata nello spazio? Sì, e l'hanno messa nella pancia dell'alieno. No, in verità si trova anche sulla Terra, però anche sui meteoriti. E questi sono i 18 cercatori d'oro che possiamo trovare. Che famiglie ci sono? Abbiamo i Galaxy Trackers. Loro vanno a caccia per lo spazio. Guarda questo con la faccia da X. Poi ci sono i Cosmic Clouds, le nuvole cosmiche. Bello. Ah, guarda questo. Mi piace un sacco. E poi questi? I Cavalieri dello Spazio. Questi? E quelli sono i Minatori della Luna. Ah, guarda, adesso all'incontrario. Veramente spaventoso. Poi ci sono i Deep Sea Rogues, dei furfanti del mare profondo, sono rari. E gli ultrarari sono i Comandanti Cosmici, che brillano al buio. Belli, mi piace questo. Sei pronto allora ad andare a caccia? Sì. Partiamo. Pirata, questo è mio. No, questo è il mio porta slime. Servirà a non far seccare lo slime che troviamo. Adesso apriamo l'alieno. Eccolo, sta uscendo dalla capsula. Quanto è brutto. È veramente brutto. Hai buchi per farlo uscire lo slime. Potremmo mettere lo slime nella sua testa e poi vederlo uscire dal suo corpo. Ma com'è, molliccioso? Ragazzi, è particolarmente gommoso. Gli hai tolto la testa, Nicky? Sì. Ah, secondo me si arrabbia. La testa, infatti, ragazzi, diventa un contenitore. Eccolo qua. Per metterci lo slime. Rimetto la testa. Bravo, così non si arrabbia. Però cosa gli fai adesso? Inizia a sezionare. No, inizia la vivisezione. Ma io l'alieni sezione. Gli apriamo la pancia, ragazzi. No, cosa ci stai iniziando a vedere? Che fai? Stai sbirciando? Cosa c'è? Non puoi guardare. Ah, ragazzi, non guardiamo. No, ma sono troppo curioso, non resisto. Te lo tengo fermo, ma da qua in basso. Che cos'è? C'è la cassa toracica! Dai, che ce la facciamo! Abbiamo aperto la pancia! Ah, ecco quel pezzo! Togliamo la cassa toracica! Oh, che carino! Ci dice cosa fare! Grazie, caro! Prego, Davide! Ce l'ho fatta! Grande, Nicky! È il momento di prendere le pinze, hai ragione! Ah! Ho visto uscire una goccia di slime! Ma è verde! È lo stesso che hanno disseminato in giro per il nostro covo dei pirati! Ah! Quello è il cuore dell'alieno! Dai che se abbiamo un cercatore di tesori. Chi è? Non ti dico. No, non dirmi che abbiamo trovato un raro. Forse. Non dirmi che abbiamo trovato un super raro. Ma sei sicuro? Vai proprio così dentro lo stomaco. I piedi sono dorati. Ha un mitra gigante, una specie di arma dorata. È proprio lui, sì! No, non gli m'ha detto. Una creatura spaziale. È carino. Com'è carino, Nicolò? È gommosetto e sembra un piccolo alien. Sì, è proprio lui, è Sergeant Stan. Quindi potremmo anche farlo, quanto è bruttino, brillare al buio ed è tutto metallizzato. Ma cosa succede? Vogliamo metterlo nella testa? Io confino a cosa? Dividerlo in pezzi. Mi sembra un'ottima idea, inserirlo a pezzettini. Si chiude il tappo e poi... che senso! Dagli occhi, dalla bocca! Ehi, alieno, dimmi dove hai messo il tuo cuore! Rivoglio il mio tesoro! È qua, ci sono! Cosa c'è dentro, Nicky? Spero che ci sia qualcuno che si illumina al buio! Speriamo, forse anche l'arma si illumina.
illumina. No, non si illumina. Non si illumina, però è bello, ha un colore ramato. Credo che sia questa, la Space Station. È la stazione spaziale? Sì. È proprio lei in miniatura. Terminata la nostra ricerca, potremmo rimettere il cercatore. Non so se è contento. All'interno dello slime rimettiamo la cassa toracica. Sì. Ci sono anche i punti clippini per clipparla nell'alieno, che è attrezzatissimo. Ragazzi, avete dimenticato la mia arma! Ops, scusa caro. Per riaprirlo basta farlo ora con le mani. La cassa toracica. Penso che si arrabbierà senza arma. È vero, ridatemi le armi. Adesso ti prendiamo e te la diamo. Ecco, adesso sto molto meglio. Lo slime ora va conservato non nella pancia, ma nel suo contenitore. Parte per lo spazio. Ma secondo te, Nicola, cosa potrebbe succedere quando gli alieni incontrano i nostri Treasure X? Una battaglia. Oppure potrebbe nascere un nuovo tesoro da cercare, Treasure X Aliens vs Kings. Ovvero gli alieni affrontano i re per un totale di 24 livelli di avventura. Io scopri l'alieno, poi il re e infine un cucciolo. Il cucciolo del re. È vero, c'è anche all'interno una mini beast. E guarda qua cosa si trova, Nicolò. In questo set la gemma è assicurata. E poi guarda qui, c'è un nuovo tipo di roccia in cui andare a scavare. Ma prima facciamo il giro di scrigno. Apriamo sempre con il seghetto. Oh bene, riutilizziamo il seghetto alieno. Salvami, sono dentro l'alieno. Dice faccia da X. E non vedo l'ora di aprire. E vediamo. Che spettacolo. È l'alieno quello rosso. È particolarmente spaventoso. Abbiamo un nuovo dissezionatore. E poi abbiamo un sarcofago dorato. Qua deve esserci il re, un contenitore di slime. E qui, dove c'è il drago, dove esserci la bestia. Gli esce anche dal naso. Ma che sia lui? Oppure lui, il più brutto della galassia? La scelta è veramente difficile. Iniziamo a dissezionare. Vai, Nicolò. Con l'attrezzo gli tagliamo la pancia. Lui addirittura ha dei piedini tipo tentacoli. Sinceramente preferivo la versione razzo. Fermati, non segare con la pancia. Ho trovato il booklet, vediamo chi possiamo trovare. La nostra missione spaziale ha inizio. Possiamo trovare uno di quelli? No, non dirmi che possiamo trovare il doppione, no. Io voglio Stingdom. Anch'io. Beh, anche X-Face non è male. E se di qua ci sono gli alieni, da questa parte ci sono i re. Oh, a me piace questo. È un ragno spaventoso. Quello del faraone mi piace. Faraone, ti vogliamo. Però mi piace anche il granchio. Anche lui è abbastanza spaventoso. Oh, quei tesori che belli. Hanno tutti finiture cristallo. Nicky, ma ti ricordi che è questo? Sì. È proprio lui, è Goldblade, quello che volevi trovare tu. Vogliamo ritrovare lui. Lui o il faraone? Che indecisione. Bello anche questo. Anche Goldfin, dai, sono tutti molto belli. E qua dentro la pancia inizio a vedere la cassa toracica, il sacchetto. Ecco. Sacchetto bucato. Si inizia a vedere lo slime. Non riesco a capire. Non può essere il nostro. E allora non è un doppione, è grande. Ha una coppa. Un'arma nuova. Ah! E in effetti il braccio. Credo proprio sia un guanto. È proprio lui. Intanto hai trovato la creatura. No, bellissima. Ma cos'è quella? La testa. La testa. Mentre qui abbiamo il suo corpo. Ecco il porta slime, Nicky. E lui è Stingdom. O meglio, è Stingdom senza testa. Ti libero la testa. Vai, liberalo. È molto bella perché è tutta dorata. C'è anche la trasparenza. Lo vedo pure contento uscito dalla pancia dell'alieno. Il casco poi lo protegge anche da strane creature. Ne abbiamo trovata una diversa. Aliene. Tuffo nello slime. Ciuff. Caro tuffatore, che dici di dare un'occhiata al cuore dell'alieno? Sì. L'hai trovata? Sì. Eccola. È la gemma di Peridoto. Bella. Com'è fatta? È super trasparente ed è all'interno di una specie di bussola cosmica. Credo che questa sia una maschera antigas, perché se lui si chiama Stink Doom e stink vuol dire puzza, probabilmente da qui è caduto. Rilascia della puzza, che è questa verde che vediamo, e usa la maschera per proteggersi. Questa gemma è super magica, può anche aspirare l'odore e farlo sparire. Speriamo, perché la puzza spaziale è fetente. È arrivato il momento di far arrabbiare l'alieno. Gli mettiamo lo slime nella testa e vediamo se per caso cambia l'effetto. Agli altri gli venivano i baffi. È questo. Schiacciamo per bene. Questo gli esce dappertutto. I baffi ancora più grandi. A me sembrano delle super beppe di naso. E ora è arrivato il momento di aprire il sarcofago e di passare ai re. Prima estraiamo lo scudo dal sarcofago, poi apriamo il sarcofago. Qui c'è l'attrezzo, una specie di ascia incredibile. Queste sembrano delle assi di legno. Bisogna proprio spaccare tutto. Come va lo spacca tutto? Bene. Ti do una mano.
razze. Roba schifosa blu. È una nuova sabbia rocciosa. Sono sassi. Sono sassi, ma sono anche appiccicati sono fra di loro. Mi ricorda un po' la Kinetic Rock, cioè quella sabbia cinetica rocciosa. E nascondono dei sacchetti. Spacchiamo per bene. Oh, bene, spacchiamo con ordine. Ci siamo. Primo sacchetto, secondo sacchetto. Qua sarà il personaggio. Credo proprio di sì. Apriamo il sacchetto mummificato. Cosa c'è? Cosa c'è lì dentro? Quale arma hai trovato? Il tridente. È una chiave. Sembra una scarpa. È la chiavetta, in realtà è un teschio che sta sputando la chiave. E qui c'è il personaggio. È proprio lui, è Goldfin. Accessori dorati e finitura a cristallo. Dov'è il mio tesoro? Eccolo qui, caro. Apriamolo. Che bello. Eh certo, Nicolò, è il mio tesoro. Allora apriamo. Ecco, ragazzi, lo scrigno. Cosa è saltato fuori? Un serpente. È finito nella pancia dell'alieno. Ed è gommosetto, serviva a farci paura. E poi cosa è uscito? Il tesoro. Il tesoro. Credo che sia un polpo gigante immerso nello slime. E non hai visto niente, caro. Dai una sbirciata al mio cucciolino qua dentro. C'è l'attrezzo. Un nuovo attrezzo per un nuovo sarcofago. Ah, qua c'è direttamente la roccia. Scavo. Scava. Scavo. Ti aiuto. Sì, ce l'abbiamo fatta. E chi è? È uscita la testa. La chela. Ma non è un granchio? Ha la coda. È uno scorpione. Uno scorpione. Vieni, cucciolino mio. Quanto sei carino. Si danno i bacini. E ora diamo un'occhiata al tesoro. Nel sacchettino si nasconde. Cos'è? Un ragno. Un ragnetto. Non ci fai paura. Vogliamo il tesoro. Il pesce palla. È vero, è proprio un pesce palla. Quanto carino anche lui, ragazzi. Di sicuro non essere carini. Sono loro due. Qual è il tuo preferito del giorno, Nicky? A me piace 1, 2 e 3 e anche il 4. Anche le creaturine. I 5. E anche i due mostriciattoli. 6 e 7. E 8. E voi, ragazzi, facci sapere come sempre nei commenti qual è il vostro personaggio preferito del giorno. E se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione. Iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. E prima di scaricare l'app GBR, guardate come brillo al buio. Guardate come mi illumino sotto la luce LED. L'effetto glow in the dark è spaziale. Ci vedremo ai prossimi video. Ciao.